Sono grato all'Italia, questa è la mia terra. Ad Isola Liri, un immigrato marocchino proprietario di due bar, sta assumendo personale italiano in segno di riconoscenza per un paese che gli ha dato modo di affermarsi. Nel centro Ciociaro la comunità marocchina è numerosa e perfettamente integrata. Sentiamo Claudio Fiorenzoli. Razzismo alla rovescia? No, soltanto infinita riconoscenza verso gli italiani, che lo hanno accolto e aiutato quando era povero e senza lavoro. Fatto sta che Radwan, marocchino di 32 anni, proprietario di un bar e gestore di un altro, nella piazza centrale di Isola Liri, assume esclusivamente personale italiano. È un mio modo di ricambiare l'accoglienza che mi hanno dato 12 anni fa, quindi di conseguenza io do lavoro comunque come segno di riconoscimento all'isolano, diciamo. Radwan è arrivato in Ciociaria nell'89, preceduto dal padre che faceva il giardiniere. All'inizio si è dovuto adattare a ogni lavoro, poi si è offerto come barista ed è stato così in gamba ad aprire in poco tempo due attività in proprio. È simpatico, tutti gli vogliono bene. Come se fosse cresciuto con me in questa piazza. Addirittura qualche volta fa qualche battuta in dialetto ciociaro. C'è un rapporto di integrazione che è eccellente e che ci fa stare tutti allo stesso livello, come se fossimo tutti nati nella stessa città. Non facciamo più distinguo, siamo tutti una stessa cosa, quindi coloro che vengono qui a Ciudad del Liri ci devono stare come tutti noi. Radwan vive con una ragazza italiana, hanno un bambino di 7 mesi. La comunità marocchina qua è di 500 persone. Storia significativa dunque dal Frusinate, di affetti e pacifica convivenza tra etnie diverse. Incoraggiante in un momento, se vogliamo, non dei più semplici da questo punto di vista.